Buonasera Andrea e buonasera telespettatori di Onda TG. La notizia che mi appresto a commentare oggi e che mi ha fatto anche sinceramente arrabbiare un pochettino è quella che riguarda il liceo classico di Sulmona. Ieri c'è stato un incontro a Chieti tra il nostro vice sindaco assessore Luigi Biagi ed un funzionario della sovrintendenza per decidere ancora una volta il da farsi a proposito della scuola. Sono 10 anni che c'è stato il terremoto, sono 10 anni che questa scuola è chiusa e quindi sta, da come hai detto tu, sta affondando nel degrado e nell'incuria, giustamente sta nelle condizioni di semi-abbandono. E a tutt'oggi non si sa ancora qual è il suo destino. Allora mi viene in mente un proverbio, forse un po' bruttino, ma che calza benissimo per questa situazione. Si dice a Sulmona, in dialetto, che la cera si squaglia e l'umort non cammina. Tradotto in italiano, le candele accese si consumano ed il corteo funebre non procede. Perché ho fatto questo riferimento? Perché, riferito ai vecchi funerali, ai funerali di altri tempi, quando una salma veniva accompagnata nel suo ultimo viaggio, c'era l'usanza di portare delle candele accese, a mo' di luminarie, che accompagnavano appunto l'anima del defunto, e quindi queste candele venivano accese dall'abitazione dell'estinto fino ad arrivare al cimitero ed avevano una durata limitata, quello che poteva essere il tempo di un corteo funebre. Quando il corteo funebre tardava a muoversi per un motivo qualunque, non procedeva, le candele accese comunque si consumavano ugualmente. Quindi la popolarità cosa diceva? Che le candele si stanno consumando, ma il morto non procede, quindi il corteo non procede. Qui, spostandolo al fatto del liceo, è come se stessimo assistendo al funerale di questo liceo, secondo me. Perché? Perché dopo 10 anni è impensabile ed assurdo che la burocrazia pone ancora 1000 ostacoli per quello che è il destino di una scuola storica. Ce l'abbiamo in pieno centro a Sulmona, a Piazza 20 Settembre, dietro il monumento di Ovidio, nel quale abbiamo festeggiato il bimillenario. Teniamo la scuola, che era il simbolo degli edifici scolastici di Sulmona, sta chiusa lì, dove fa brutta mostra di sé, non bella mostra, brutta mostra di sé, portone chiuso, con gli studenti che sono stati alloggiati altrove, e non in questa sede che è sempre stata la sede dove si sono formati il fior fiore dei professionisti di Sulmona, della vallata, della zona, i grandi medici, ingegneri, avvocati, professori di tutta la vallata di Sulmona, Prato, dei paesi d'intorno. Molti di essi, tutti coloro che hanno fatto gli studi classici, si sono formati in questa scuola, una scuola storica, il fiore all'occhiello. E oggi stiamo ancora a discutere sulle procedure da attuare per aprire e chiudere, andare avanti, sì o no. Cioè, queste cose veramente sembra una cosa triste. Dal mio punto di vista è una situazione molto molto triste ed è questo il motivo per cui io l'ho paragonata volutamente a un rito funebre. La cera si squaglia e l'umorto non cammina. Il tempo passa e nessuno decide. E le decisioni non si prendono. E la scuola cosa fa? Sta nel degrado. Invece di ristrutturarla, sta scuola sta nel degrado, cioè finisce di, secondo me, di peggiorare, secondo me, secondo tutti, perché io non sono un tecnico e non sono un ingegnere, però secondo gli esperti la scuola sta peggiorando il suo stato strutturale. E questo perché? Per una lungaggine legale, amministrativa, di competenze, per un rimbalzo di competenze. Insomma, se si dico sempre, se si parlasse un po' di meno e si facessero più fatti, tutto funzionerebbe meglio. Buonasera a tutti quanti.